non sorridi. Lo so che alla fine non mi resisti. Tu ti sei abituato alle mie crisi e a tutti i miei momenti tristi. Ehi, però stasera, brividi dietro la schiena, ti porterò su un Panamera. Stasera, ehi, ti farò vedere il battito, tu chiama il cielo. Importantissima, con due attori che selezioniamo. Gianni Sgracco, nice to meet you. Gabriel Sgracco, ah, Gianni Sgracco. Non si confonda, signor Matanga. Ok, io veramente... Ho fatto un film dove correvo per tutta l'America, ma a un certo punto mi facevo male una gamba. Che film è? Forrest Crump. Non so se è più cretino lei o l'amico suo che adesso entra, guardi. Non ho nessuna... Giusto. Dobbiamo subire. Mezza Italia ormai è convinta che lui sia bravo, uno che dice una parola sola. Grazie, signor Matranga, per questi complimenti. Da quella parte. E siamo qua. Mi ha chiamato poco fa, ha detto Gianni Sgracchio. Davvero c'è spottico. Però già quando cerca di costruire qualche cosa mi fa più simpatia. Sì. Prima facevo muratore, prima sì. Poi ho perché cambiato. La comicità, cioè, lei vuole essere un comico? No, Gianni voglio essere. Ma non lo so se devo cambiare. E siamo qua. Oggi siamo che qui per lavorare. Lavorare. Abbiamo una famosa marca di vino. Facciamo vino, entrare il vino. Sì, vino, sì. Il vino, perché... Questo è vino. Sì, sì, sì. È di alta gradazione di questo vino. Alta gradazione. Un vino che ha quasi 20 di volume, è quasi un whisky questo vino. Sì. Questo volume. Adesso noi riempiremo questo bicchiere. Grazie. Così sì. Si muove, lo vede che è molto, molto corposo. Lei dovrei dire assaggi, questo vino è pigiato con i piedi. Sì, ce la fa a dire pigiato? Pigiama. Pigiama con i piedi. Pigiato. Pigiato. Pigianni quasi. Pigianni lo dico se vuoi. Aspettavamo cioè, tutti, neanche, neanche riesce a chiudersi le bocce. Sì, vabbè, questo vino è uno sballo, deve essere la questo tua. Vino è uno sballo, sballo sì, okay, okay. Cioè, è faccio questo vino è non uno sballo beve, sì. Non si beve, sì, come le ha detto assaggiato beve, mettiamo paro. Ma sì, lo metto un attimo un pochettino, grazie, così. Però non si beve, sì, però anche lo so, non si beve, buonissimo. Molto forte, sì. Buonissimo, assaggi questo vino. Questo vino? Ehi, ehi! Oh, cazzo, gli dammi un coccio! Allora, mettiamo paro. Lo metto a paro, sì. Questo vino è uno sballo. Poco, sì. Allora, scossi. Sì. Questo vino non si beve. Non si beve, non si ripeta, beve. Cioè, non questo si beve. Vino non si beve, no? È alto di gradazione, sì, non facciamo so. Le solite no, cose. No, lo facciamo. Questo... Assaggi, questo assaggio, vino è pigiato sì. Con i piedi. Questo vino è uno sballo. Allora, so lei... No, lo so no, lei deve levare solamente tutta sta roba. Questo vino è uno sballo. No, questo vino è uno sballo. Questo vino è uno sballo. Cazzo, mamma, se c'è un cicchietto. È impazzito. Tanto pochettino per favore. Mi piace io. Una bottiglia. Tutto, me lo bevo. No, non lo deve bere. Non lo deve bere. Vedi che ci sono 20 di volume. 20, graduazione 20. Questo vino è uno sballo. Sì, ce l'ho. Normale, questo vino è uno sballo. Questo vino è uno sballo. Vino tropical, fruttato alla banana. Vabbè, non si beve! Oh cazzo, non ha affogato! Non si beve! Metta paro! Questo vino è uno sballo, sì. Questo vino. Allora, io direi di iniziare... No, sì. Per favore, non vi ci mettete pure voi, dobbiamo girare uno spazio. Sì, la bottiglia di vino! E lui mi ha detto non si beve il bicchiere, la bottiglia morisse. Ma lei si rende conto che si ubriaca? E deve essere preciso, deve... essere preciso! Io sono Gianni! Questo vino è uno sballo. Ce l'abbiamo. Tonto mamma Gianni. Non è un telefono. È il microfono. Non so degno di te. Impazzito? No, non deve bere. Stia fermo. Facciamola prima, questo dai. Vino è uno sballo, sì. Questo... Ehi! Capottava. Stia fermo. Non si beve.
Vabbè, cioè, non metterlo paro. Allora, non beva. Ora, non è messo paro, pure io sogno paro paro. Già. Non beva, non beva, non beva. Ancora, ancora. Questa è uno sballo. Sì. La tengo io questa. Non so bene. La tengo io questa. Questa. Stai fermo, stai fermo. Dai! Ma grazie! Allora, mi faccio la battuta. Ringhiotta tutto. No, no, grazie. Allora, mi saziamo. Allora, facciamo sto spot, facciamo sto spot. Allora, ah, siamo pronti, assaggi questo vino e pigia. E pigiate. Epidei, epidei. Tutte le cose, tutte. No, allora, vai. Allora, assaggi questo vino e pigiato con i piedi. Però qualcuno forse non se la può. Ma stia fermo, sputi questo vino! Ma cosa state facendo? Ma che fa? Ho messo paro! Questo vino è uno sballo! Questo è il pubblico di Sicilia Cabaret. Gente che ride a uno che dice 10 volte Gianni in 9 parole. Io sono, so, Gianni, so. Lui? So, ricorda? Sì. Adà, sai che aspetta lei? Cosa? L'autobus. Io non aspetto l'autobus. L'autobus è passato? Non sto aspettando, stiamo qui ad aspettare l'autobus. C'è sciopero, forse sei nata, beh? No, non ce n'è sciopero. No, non lo so. Lavoro in corso. Lavoro in corso. Alzata, spassata, non lo so. Che è successo? Così. Appena arriva me lo dice che... Ma cosa? L'autobus, va a pigliare un caffè io intanto. Se, non lo, se aspettiamo. Ce l'ha qualcosa da dire stasera? Dico Gianni? No, Gianni l'ha detto più volte. Cosa vorrebbe dire, signor? Guardi, guardi che fisico atletico. Ma guardi che fisico atletico. Come? Questo è uno sportivo. Questo fa sport. Lo sport ho fatto da piccolino, facevo atletica leggera. Ah, sì. Finalmente una cosa dove non c'è Gianni. Facevo il lancio del giannellotto. Pemme! Pigliavocca, Gianni, pigliavocca. Ora invece faccio sport estremi. Pure. Tipo? Il bungee jumping. Sali e scendi. Che ha dato la frutta praticamente. Ne vuole un pochettino? C'è una banana se vuole. Anche una ciliegia, una sacchietta. Artista completo, signor Madaga. Si è rifiutato di fare il film Oliver Twist. Come mai? Preferisce un rock and roll. Bravo Gianni! Bravo Gianni! Che artista! Che artista che l'ho portato. Lei è un pupazzo. No, Gianni, so. Però ogni volta non mi riconosce, c'ha problemi. Non è che non la riconosco, cioè, con lei. Mi dice sempre che è una c'ha cosa, Gianni, sono, ci conosciamo da un sacco di tempo ormai, no? Sì. Se c'è consulente del mio casino senza biglietto. Siamo. Le fan. Le fan, scrivono, ma le fan. Cosa gli devono scrivere le fan? Ah, bravo, leggo. Quelle che un po' petto io sono. Un po' petto. Ciao. Sto leggendo una lettera. Sta leggendo sempre la lettera. Lei, saluto. Sempre saluto. La stessa cosa. Io saluto. Lei non deve salutare. Educazione, salutare no. No, a fare. Io sono Luisa e io sono Gianni. Bravissimo. Sarne con il dofino in mezzo. Bravo, signor Batanga! 3 anni ci sono voluti. Batanga! Volevo chiederti come mai, come hai fatto ad entrare a Sicilia Cabaret. Dalla porta. A parte che non devi rispondere, sono alla lettera dalla porta dritto, non dritto, ce ne frega niente, la frega, lei voleva saperlo. Sì. Tu essendo un attore hai studiato l'addizione? Sì, 2 più 2 fa 4. Giusto. L'addizione. 3 più 3 fa 6, Gianni. L'addizione. Addizione. Cioè bisogna dire bene le parole, provi a dire una parola bene. Gianni. No, cioè... Che dizione, l'articolazione, signor Matraglia, proprio si è notato come... Comunque anche io sono un'attrice e siccome devo fare i promessi sposi, cosa mi consigli? Faccio un regalo in busta. Non si capisce. Il regalo in busta, il regalo in busta. Ah, così si lavora la malattia.
Bravo Gianni! Bravo Gianni. Lei ha seri problemi a parlare. Vuol dire Gianni è più facile. Con Gianni è più facile. Ogni volta che deve dire una parola diversa da Gianni non la si capisce. Perché non è facile per me. Lei non è un po' fare questo mestiere. Sì, lo so, però non lo so. Cioè. E siamo qua. Lo mettiamo alla prova? No, mettiamo in difficoltà. Lo sto facendo già. Mettiamola alla prova, dai. Scena epica del film Titanic. Sì. Quando arriva Jack dall'amico e dice: sono il re del mondo! Presente? Deve dire una battuta che non c'entra niente. No, con non c'entra niente. Senza ok, pronto. Quindi si prepari perché. Sei preparato, non pronto? Non è molto capace. No, non che devo dire? Sono il re del mondo! C'è problema! Vabbè, problema, lo so. Attento che arriva, Gianni! Sento l'iceberg! Amori! Amori! Allora. Poesia! Chapeau! Un pubblico altissimo che crede nei testi del cabaret. Gli piacciono le parole di tutte le composizioni. Lei che veramente ha dei testi importanti nel cabaret. Molto bravo. Cosa dice lei? Cosa dice tutto il tempo? Gianni, ok. Lo dica 10 volte, li faccia ridere. Gianni, ci metto io. Bravo Gianni! Che no. Artista completo, no. Signor Ma quale artista completo? Ma si vede. Ci sono attori che devono studiare molto per avere questo successo. Lei è veramente fortunato. No, veramente Gianni. Cioè, non lo dice, non lo capisce. Non lo capisce, ha problemi il signore. Hai problemi? Ma sono passati i problemi a lei. Come il dottore non c'è, il dottore. Non c'è, non riceve oggi, vero? C'è un amico mio molto bravo, questo è il dottore. È da molto che aspetta. Ma che non sto aspettando niente. Non siamo dal dottore. Non siamo dal dottore. Visto che ormai è così popolare, a me piacerebbe che lei si presentasse, sì, per dire, un po' si conoscesse anche meglio. Senza problemi, sì. Devo dire sono Gianni. No, Gianni lo sappiamo. Detto, deve dire altre cose, per esempio. Le cose, qual è la sua canzone preferita, sì, il suo piatto preferito? Sì, allora, la musica preferita mi piace come cantanti Gianni Bella. Non avevo dubbi. Gianni Morandi. Gianni Celeste, tutti quelli che si chiamano Gianni. No, anche Claudio Baglioni. Finalmente gli piace quale di Claudio Baglioni? Mille Gianni di te e di me. Bravo Gianni! Che artista, signor Matranga! Passeggiando in bicicletta! Oppure questa che mi piace, sono cantante. Non è arrivato ancora il dottore, vero? Non arriva mai questo. Piatto preferito? La parmigiani. No, allora, una cosa dove non c'è Gianni non la sa dire. Non lo so dire, sono queste cose, sono difficili. Sono difficili. Sono difficili. Un deficiente. Ma che Gianni? Allora, un artista si rifiuta di fare film, si è rifiutato di fare un film che ha per titolo Dopo la mezzanotte. Come mai? Alle 9 già dormo. Questa sarebbe una battuta che fa ridere. Molto bella questa qua. Quando non fa ridere lei che fa? Giusto, l'escamotage. Bravo Gianni! Poesia! La colpa è vostra, la colpa è vostra. Che agenzia, la colpa è vostra, che agenzia. Allora, abbiamo una lettera. Cosa abbiamo? Cosa vogliamo fare? Cosa vogliamo fare? Quello che vuole lei. No, quello che vuoi tu. Diciamo 10 volte Gianni, che cosa dobbiamo fare? Ho già detto 10 volte. L'hai detto, più di 10. La lettera delle fan. La lettera delle fan. Vediamo che cosa ti scrivono le fan. Tu hai fan, magari. Un sacco di fan che mi impoppetto. Fai tio. Non si può impoppettare. Fai tio. Non si può un po' aspettare, lo so, l'ho detto l'altra volta, lei che lo... Lo sta facendo. Non si deve fare, aspettare non si fa. Lo sa, lo sa che non si fa, lo sa. Mi piace, mi piace, mi piace a me questo. Sta pesante questo. Ciao.
Sono sola. Sì, ok. Chiamami. Ma che vuol dire? Ma che lettere? Fai sto numero qua, 899, fallo. 65. Lei che mi rispondo a chi è parente suo? Aspetta, forse chiama, chiama, chiama. La voce, la metto così, la faccio sentire tutti quanti che l'impolpetto subito. Ma che impolpetto? Anzi, secondo me è qua impolpetto, va. Allora, pronto? Sì. Pronto, ciao, sono Eva. E io sono Gianni. Ah, ma è Gianni. Come stai? Mi schinacciava l'asma. Giusto. Che sta facendo? Sta facendo. Mi piace. Mi piace. Capito? Cosa? Mi piace. Sta mettendo mi piace nel Facebook? No. E fotografie. No, non direi. La porto a cena fuori così la faccio vedere. Bravo, bravo. Allora ti porto a cena fuori, ce ne andiamo a mangiare un panino. Di più. Di più. Una pizza. Di più. No. La carne. Non è. No. Il pesce. No. Più. Guarda, state a casa che c'è solo 10 euro. Bravo, Gio!